Ciao a tutti e bentrovati di nuovo qui su Radio CU. Inizia una nuova settimana in diretta insieme a Meo e non solo. Oggi insieme a Denci c'è anche un ospite e ne approfitto subito per ringraziare e salutare quelli che già iniziano a scriverci, che sono gli abbonati, sono quelli che hanno il posto in prima fila come al solito, e sono Gianfranco, Aldo, Sabri, Paola e mi scuso se prima nella diretta si è sentito un fammi entrare, perché mentre stavo facendo i collegamenti radio, quindi da Riccione a Bologna, avevo i microfoni aperti. Allora un saluto a Gaetano, Ingo da Monaco e Jerry. Ciao a tutti, ancora qualche secondo di musica e poi mettiamo la sigla e iniziamo il programma. Un saluto alla Patti, ciao Patti. Andiamo con i saluti a Lamberto, a Marcos, ciao, ben trovato, a Giacomo, Nicola, Bertini, oggi sono in terza fila, sì, sei arrivato un attimo dopo e quindi devi vedere un po' le spalle della gente, però va bene lo stesso, un saluto a Sergio, un saluto a Antonio, Thomas, Tommaso, e Gianni, Pamela, buon pomeriggio a te, grazie. E ancora aspettiamo ancora un minuto che finisca questo bellissimo pezzo dei Loop Guru. Prima di mandare la sigla, un saluto anche a Gianni, Fabio e Eddie. Ciao! Around the world, in giro per il mondo, in giro per la musica, con la macchina del tempo, in compagnia di Meo. Ciao a tutti, bentrovati, inizia una nuova settimana, sempre qui a casa naturalmente, una nuova settimana di programmazione di Radio CU e di Around the Music, Around the World. Io ho come al solito qualche cosa da sistemare nel computer. Un saluto a Amy, e ad Amanda, tanti auguri di buon compleanno, e a Cristiana, a Claudio, a Elena e a Giada. Allora, intanto mettiamo da parte i saluti, salutiamo Enci da Bologna, ben trovato. Ciao, finalmente di nuovo, buon lunedì a tutti, ancora qua in diretta dall'armadio. Ormai io e l'armadio siamo diventati una cosa unica. Enci, scusa, puoi alzare un po' il volume della tua voce? Certo, va bene così? Va meglio? Entro meglio? Allora, buon lunedì a tutti, viva l'Italia, perché noi italiani siamo unici al mondo, siamo dei geniacci, dei ladri, dei patacca senza speranza. Un saluto particolare al piani bassi, potete vedere qua con noi con occhiali, barba e cuffie e maglia, mi sembra Adidas, un amico della radio, Alessandro Casalini, uno scrittore. Alessandro Casalini, appunto, ogni 15 giorni
ci manda degli articoli che li pubblica e li potete trovare nella home page della radio. Ma Alessandro Casalini è anche uno che è fedele al vinile, anzi scusate, fedeli al vinile. È una divertente commedia umana a 33 giri. Un libro, hai voglia di tirarlo su così lo facciamo vedere? Ecco, un libro, e quindi abbiamo il piacere di avere Alessandro con noi, ospite per questa bellissima puntata, oggi che è lunedì 20 aprile. Ciao Alessandro, benvenuto e bentrovato qui in questa puntata, mi fa piacere avere sempre degli ospiti, però io faccio subito una cosa, continuo dopo con i saluti, mando il primo pezzo e dopo facciamo una chiacchierata. Lui è un grande artista napoletano, si chiama Daniele Sepe, è già qui, la potremmo chiudere. Questo è un bellissimo pezzo dedicato ai lavoratori. Lavoratori! Questo non si fa. Le nuove idee possono elaborare modelli nuovi di sicurezza sociale. Viaggiare, globalizzare, democraticamente partecipare. Fuori dai recinti dobbiamo guardare, portare la ribalta, non ribaltare. Ma papà, alla tua età i tempi cambiano, questo non si fa. Le nuove idee possono elaborare modelli nuovi di sicurezza sociale. Viaggiare, globalizzare, democraticamente partecipare. Fuori dai recinti dobbiamo guardare, portare la ribalta.
a caso ho scelto un artista come Daniele Sepe, con un finale dove c'è la reprise di Amarcord di Nino Rota, dal film Amarcord, appunto, perché abbiamo oggi un personaggio, anche lui, che viene dalla Romagna, giusto? Sentiamo intanto cosa dice Enzi di presentazione. Fedeli al vinile, una divertente commedia umana a 33 giri. Riviera Romagnola, settembre 2001. Tata e Hi-Fi sono i proprietari del Vinyl Stuff, un negozietto di Cesenatico che vende esclusivamente vinili e cerca di sopravvivere all'onda d'urto prodotta dalla rivoluzione della musica digitale. La verità è che il Vinyl Stuff non è solamente un negozio, è molto di più. All'interno di questo nuovo bar sport si incontrano tizi come Plutarco, di cui si dice che in passato abbia suonato con i Pink Floyd, oppure il professore, un ex insegnante di fisica che crede di essere Einstein, oppure Marione, e oppure ce lo racconterà Alessandro Casalini, perché è appunto è la mano che ha dato vita a tutto questo delirio. Tutto questo delirio. Bellissimo. Ciao. Ciao a tutti e grazie dell'ospitalità, veramente. È un grande onore, oltre che piacere, essere qua. Bene. Raccontaci un po' del libro. Allora, l'idea appunto è quella di un romanzo, di una storia scritta che si svolge all'interno di un negozio di dischi in un periodo molto particolare per la musica, che è quella appunto dell'inizio degli anni 2000, fine anni 90, in cui ci fu un po' la rivoluzione musicale, no? La comparsa del formato MP3 e un po' tutta questa corsa selvaggia verso l'acquisto gratuito di musica tramite piattaforme di scambio come Napster e affini. Ecco, quindi tutte le realtà di questi negozietti che dalla mattina alla sera si trovarono un po' in difficoltà, perché appunto la musica, soprattutto i singoli e tutte queste cose, si potevano scaricare gratuitamente da internet. Il tutto visto dagli occhi dei due proprietari, che sono ovviamente due caricature, due personaggi grotteschi che credono nella musica analogica e nel vinile in particolare come fosse l'unica religione esistente e l'unica cosa per la quale valesse veramente la vita, di vivere la vita. Ecco, quindi l'idea è proprio che dentro questo negozio poi si alternano i classici personaggi nel paesello, che riconduce un po' la questione al bar sport, come diceva prima Simone, cioè nel senso che non è più solo un negozio, ma diventa un luogo in cui la gente viene a condividere le proprie esperienze e raccontare le proprie storie. Bene. Allora, ascoltiamo un altro pezzo, poi dopo continuiamo a parlare del libro. Perfetto. Thank you.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Abbiamo ascoltato un pezzo un po' particolare di Riccardo Villalobos, un artista da niente. Comunque il pezzo si chiamava Fizzle Neighbors, adesso non so neanche come si dice. Più avanti, però, vedo che alcuni chiedevano se si era incantato il disco, iniziavano poi le trombe e tutto il resto, una specie di bolero. Intanto saluto, siamo rimasti indietro qua, Matteo, Sgallo, Andrea, Claudio, William, Adriano, Andrea, Luca, Roberto Arni, ciao, Fabio, Tibo, che sarà ospite domani, e poi dai de gas, mi dice Raffaele. Allora, torniamo al libro, torniamo a Enci. Allora, sì. Alza il volume, che me lo stanno ancora? Scrivendo tutti. Ancora? Sì. Pronto, mi sentite, ragazzi? Alza un po'. Pronto? Alzo ancora? Alza. Soccia. Vado? Vai. Oh, finalmente. Buongiorno, buon lunedì. Vi mancava la mia voce? Eccomi qua. Allora, sì, Alessandro, questo libro... Quando è uscito questo libro? Beh, ormai inizia ad avere nell'età dell'adolescenza, nel senso che è uscito in realtà alla fine del 2018, quindi okay. Ha fatto tutto il 2019, che l'ho passato un po' in giro per l'Italia a promuoverlo in varie realtà, spesso e volentieri all'interno dei negozi di dischi per scelta piuttosto che librerie, perché sì. Mi sembrava più carino, più giusto, no? per i contenuti trattati. Certo. Quindi ha più di un anno e mezzo ormai. Ok. Mm-hmm. E che tipo di riscontro? Cioè, praticamente è un po' come prima ho letto, è una sorta di bar sport, è una come, cioè. Sì, diciamo che mette insieme, se vogliamo, senza far storcere il naso a nessuno, le ambientazioni di bar sport di Benny insieme a quello che può essere Alta Fedeltà di Nick Corby, dove la trattazione della parte del negozio di dischi. Certo. È il fulcro della storia. Infatti stavo pensando, certo. Ancora a Febbre 90, giusto? Sì, che esatto. È andato in un negozio di dischi. Enci, puoi alzare il volume un po'? Ok, io sono al massimo. Sono al massimo. Allora alzo anch'io, perché a quelli che ci ascoltano arriva basso ancora. Vabbè. Ecco, mi dispiace. Adesso... hai sentito cosa dice Claudio? Non devi alzarti dallo sgabello, devi alzare il volume. Ah, ho capito, aspetta. Oh. Vado meglio così? Così vado meglio? Sì, adesso sei in distorsione, perfetto. Ecco. Sarebbe bello in un racconto così, ambientato a Cesenatico, hai detto? Sì, per non saperne leggere né scrivere in questo caso. Bello. Allora, qua nella chat, grazie a Salerno, dice, già letto, a me è piaciuto, che dire, buon vinile a tutti. Beh, mi sembra un buon augurio. Io spesso quando andavo in giro a presentare, nella dedica scrivevo sempre che il vinile sia con te, prendendo a prestito Guerre Stellari senza far storcere il naso a George Lucas, però mi sembrava un buon augurio, no? Cioè, certo, uno splendido augurio. Bene, andiamo avanti con la musica e oggi sono sicuro che farò incazzare un po' gli ascoltatori. Questo pezzo è divertente, l'ho preso da un videogioco che si chiama GTA, è un gioco praticamente dove tu vai in giro in una città a fare rapine, massacri e robe varie. E quando vai in giro nella tua auto puoi ascoltare varie stazioni radio, e questa è una stazione latina, e loro sono le Exiseros Band. Sentite che pezzo divertente. Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... 1, 2, 3, 4. Eso.
sempre trovato molto divertente questo brano, il sonidido delle Kizeros Band, soprattutto quando si giocava quel gioco che andava in giro a fare rapine, sparatorie e chi più ne ha ne metta. Adesso cioè, invece dobbiamo stare in casa e si può andare solo a giocare virtualmente con questa canzone un po' allegra. Allora torniamo in studio con Enzi. Eccomi qua. Qua stavo continuando a guardare la chat. C'è chi scrive che l'ha già preso e gli arriva mercoledì col Corriere. Allora, dove lo possiamo trovare il tuo libro, Alessandro? Vabbè, adesso che le librerie hanno riaperto, ovviamente in libreria si trova, non è detto che ci sia, però può essere ordinato, ma comunque può essere acquistato online sui principali store come Amazon, IBS, Kobo, quindi sia la versione cartacea che anche la versione ebook. Quindi diciamo che lo si riesce a trovare abbastanza facilmente. Certo, certo. È un libro di facile lettura, me lo puoi concedere questa espressione? Sì, sì, non è... Che non è uno di quei pipponi che va a esaminare il brano, la musica, il genere musicale da quando... Cioè, fedele al vinile, vuole prendere appunto lo spunto per andare a raccontare in maniera simpatica la passione che unisce le persone a quello che è la musica e a quello che è quel formato non digitale, giusto? Esatto, posso dire la mia, se poi è ambientato in Romagna, Cesenatico, non può essere, cioè credo che sia proprio una cosa leggera e divertente, almeno immagino, e comunque mi ha messo curiosità, infatti adesso ho voglia di leggerlo anch'io. Sì, diciamo che è un romanzo e non è un saggio, quindi è una storia divertente che ha come sottofondo ovviamente la musica. Non è assolutamente l'Ulisse di Joyce, ecco, per intenderci, nel senso che è un romanzo da leggere e non ha nascosto tra le righe chissà quale significato, quello che c'è scritto è quello che vuol dire, tant'è vero che ci sono tanti dialoghi, è un po' quasi rasenta la sceneggiatura in certi casi, è molto televisivo, ecco, diciamo, i personaggi parlano tanto. Ok, Francesco Costantino, per risponderti, non ti sei perso assolutamente niente, abbiamo come ospite Alessandro Casalini. Alessandro Casalini è uno scrittore, ha scritto un libro che dal titolo è Fedele al vinile, una divertente commedia umana a 33 giri. Ma dopo, Alessandro, hai voglia di leggerci un trafiletto tratto appunto dal tuo romanzo? Va bene, proviamo. Bene, allora adesso andiamo con un po' di musica.
Allora, torniamo in studio perché ho letto delle cose interessanti. Prima di tutto c'è già arrivato il premio per tutte le chat, i messaggi che ci sono arrivati, come al solito, ormai siamo abituati. Noi siamo gente che ha vinto l'Oscar, quindi figurati se ci facciamo emozionare dai mille messaggi. No, sto scherzando, eh. Ho letto una cosa che ha scritto Andrea Passaglia. Vuoi leggere te, Enzo, o leggo io? Perché, sì, sì. Sì, perché sono... sto signore qui sotto non ci ha raccontato tutta la sua storia proprio, ci ha raccontato solo un pelino della sua storia. Vabbè, sai, arrivano qua timidi, la prima puntata. Il problema è che io lo conosco, quel nome, e ho paura di quello che potrete leggere. No, adesso leggo io allora. Te l'ho girato in su WhatsApp, Alessandro. Aspetta, perché qua mi sta scappando, c'è la chat che corre come... Allora... No, ce l'ho io. Vai. No, vado io, va bene. Alessandro Pazzaglia scrive: sono hi-fi, quello del libro, e vi confido che lo scrittore lì sotto con voi è anche un grandissimo compositore e cantante, e vanta anche di notevoli squilibri mentali. So che sembra incredibile, ma è tutto vero. Il pezzo era molto divertente. Ecco, poi aspetta, c'è anche Marco Fantoni che dice: scrittore, musicista e informatico. Nessuno è perfetto. Infatti, e poi ha anche dei difetti, dai. No, ha anche dei pregi dopo. No, dicevo. Allora, ci leggi, ci stanno dicendo che sembriamo una chat porno perché siamo tutti rossi. Rossi, bene. Esatto. Bene. No, rossi e blu. No, e oggi blu, siamo tutti rossi, dopo cambio io lo sfondo, siamo tutti no, rossi. La chat, quello che... Ah, beh, sì. È blu. Quindi sì, infatti ci ha appena scritto Patatina 69, ci ha appena scritto. Dai, sto scherzando. Ci leggi un pezzettino del libro e poi dopo andiamo avanti un po' con la musica. Bene, a te, Ale. Vabbè, il libro è strutturato in una settimana tipo, quindi adesso vi leggo un giorno in cui questi due proprietari fondamentalmente si trovano a contatto con il cliente occasionale, quello che non sa, quello che vuole, mentre il loro negozio è un negozio di dischi solo di grandissima qualità. I due personaggi sono uno abbastanza, come dire, verso il cliente, l'altro è un talebano assoluto. Quindi nel caso in cui ci sia la persona un pochettino più bilanciata, lo scenario può essere questo. Cliente, mi scusi, io, sì. Cliente, stavo cercando un album, io, certo, quale album? L'ultimo CD di Eros Ramazzotti, mi dispiace, ma noi trattiamo solo vinile. Ah, davvero? Sì, cliente. Quindi l'ultimo di Ramazzotti ce l'avete solo in vinile? Veramente l'ultimo di Ramazzotti non ce l'abbiamo proprio, cliente. Ah, ho capito, grazie lo stesso. Di nulla, arrivederci. Nel caso invece ci sia il talebano, quello che per lui la musica è sacra. Cliente, mi scusi, dammi del tu. Ok. Hai caldo? No, cioè sì, insomma. Ok, lascia stare, spara la domanda. Stavo cercando un album, ma davvero? Pensavo fosse la ricerca di una Fiorentina con l'osso. Titolo e autore. L'ultimo CD di Eros Ramazzotti. Puntini di sospensione. Ce l'avete? No, non ce l'abbiamo. E se mai un giorno dovesse capitare qui dentro roba di quello lì che non oso nemmeno nominare, ti giuro che do fuoco al locale. Prego. Prego? Hai capito benissimo quello che hai detto. Qua dentro quella roba non ci entra. Sono stato chiaro? Certo, ho capito, grazie. Ecco, bravo, torna quando avrai le idee più chiare sul significato della tua vita. Il cliente fugge spaventato. Grande, bellissimo. Andiamo con un po' di musica e continuiamo dopo a parlare del libro e di questa avventura a Cesenatico. Vediamo chi la riconosce questa, è una versione un po' particolare reggae di un brano famosissimo. We'll be right back.
Reggae Hustle di Risco Connection, e Non Stopping Is Now, Us Now, una versione reggae, una bellissima compilation di tutte le canzoni disco di quel periodo in versione reggae. Questa forse era la versione meno reggae di tutte le versioni che sono in questo album bellissimo, Reggae Hustle. E torniamo in studio con Alessandro Casalini e fedeli al vinile, un'avventura in questo negozio dove si tratta solo il vinile, il puro vinile, niente MP3, niente... nemmeno CD. Esatto, nemmeno CD, esatto. Ambientato verso il 2000, giusto hai detto? Esatto, 2001. Sì. 2001, sì. Quando appunto c'è stato questo passaggio. Esatto, che tutto un po' si è rivoluzionato, ecco. Fino ad arrivare ad oggi alla musica liquida, quindi allo streaming. Quindi ancora più incorporeo di quello che poteva essere un MP3. Ma Alessandro, a te ti sta più simpatico. Alza un po' il volume, Enzo, scusa. Abbasso? Alza. Ok. Te ti sta più simpatico, Tata o Hi-Fi? Vabbè, Hi-Fi è effettivamente un personaggio... Allora, diamo le differenze tra l'uno e l'altro. Chi è Tata e chi è Hi-Fi? Allora, sono i due proprietari del negozio, come dicevo prima. Uno è molto appassionato di musica, ma comunque fa il lavoro che ama e quindi cerca di preservarlo, e quindi sa che se c'è bisogno di vendere anche un disco che non reputa un disco 5 stelle, l'importante è che sposare la causa di mandare avanti il negozio. Mentre Hi-Fi, questo soprannome appunto di alta fedeltà, è un talebano da questo punto di vista. Per lui ha ragion d'essere solo la musica che lui reputa essere una musica di alta qualità. Ecco, esatto. Con la M maiuscola. E quindi non esita a cacciar via calci nel sedere clienti che vengono a chiedere improbabili, secondo lui, artisti o album, ecco. Ho capito. E quindi chi preferisci tu, Tata o Hi-Fi? Vai, io ti dico, come dico, il personaggio di Hi-Fi effettivamente è ispirato, almeno a livello di approccio alla vita, a quell'Andrea Pazzaglia che è intervenuto prima, che è un amico davvero. E quindi si rifà un po' al suo essere così. Io probabilmente, forse sono un po' quell'altro, quello che piacerebbe fare, quello che vuole fare, ma cercando di preservarlo. Ecco, infatti è quello che ti volevo chiedere, quanto c'è di tuo in questi personaggi? Ma insomma, io, come dico, sono un po' cresciuto in mezzo alla musica, e mio papà ha sempre avuto tantissimo vinile a casa, e quindi ci sono cresciuto tra i vinili. E quando ho iniziato a scrivere romanzi, sapevo che prima o poi sarei finito per scrivere una di quelle storie che riguardavano appunto l'andarlo a comprare. Io andavo sempre alla Bimara a Rimini, tu conoscerai bene, era un po' il tempio della musica, si andava lì con la paghetta, io la investivo in vinile, ecco, il sabato pomeriggio, quindi ci sono cresciuto con quel mondo. Stessa cosa, io ancora non vivevo qui in Romagna, quando venivo in vacanza mi portavano a Cesenatico, a Zadina, al camping Zadina, okay, di Cesenatico. È un classico. Esatto, appena avevo due soldi li spendevo, correvo alla Dimara a comprare dischi. Infatti qua li ho ancora con la firma, proprio Rimini 1974, Rimini 1975, grande, perché era la mia vita, la mia passione. E se non avete altro, vado avanti un po' con la musica. Vadi maestro, vadi. Vadi. Ha!
parlando degli anni che furono, come mi hai ricordato quando si era un po' più giovane che si andava alla Dima, mi è venuto in mente un classico degli anni 70, l'ultimo film di Bruce Lee, Enter the Dragon, con la musica di Lalo Schifrin. Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, io volevo fare un po' il bacchettone, cioè fare la domanda bacchettona. Cioè, volevo chiederti, Alessandro, essere scrittore oggi che cosa significa? Cioè, vabbè, musicista, programmatore, ma sei anche scrittore. Nel senso che tu ti ritrovi praticamente come valvola di sfogo la sera quella di scrivere, no? È nato un po' così, mi sembra di ricordare. Certo. E oggi lo scrittore che ruolo ha? Cioè, che come che di difficoltà ha, cosa vuol dire essere scrittore oggi? Domandona proprio da... Ma c'è da dire che il numero di persone che scrive e che si propone è cresciuto molto negli ultimi anni, per il semplice fatto che la tecnologia ha aiutato tutti a poter mandare un manoscritto in formato digitale a una casa editrice, mentre prima il fatto di dover stampare, rilegare e tutto il resto tarpava un po' le ali a tutti coloro che magari non si sentivano pronti per farlo. Quindi questo ha aumentato molto la domanda e di conseguenza anche l'offerta. Sono nate tante case editrici o anche pseudo case editrici che in realtà sono poco più di tipografie, o gente che addirittura ti chiede soldi per poter stamparti il libro. Quindi l'unico consiglio che do a chi si avvicina a questo mondo è di stare attenti solo a chi si invia il proprio materiale, perché ci devono essere dall'altra parte persone serie, a prescindere dal fatto che il tuo romanzo sia bellissimo o bruttissimo. Quindi fare lo scrittore oggi, fondamentalmente, se non sei una persona di spettacolo che scrive di riflesso al suo essere una persona popolare, o sei un intellettuale barra grande scrittore, diciamo che è un qualcosa che va inteso come un hobby, divertirsi. Tant'è vero che, insomma, il successo che ha avuto Fedele Vinile mi ha lasciato anche un po', anche a me, un po' sorpreso, nel senso che probabilmente non tanto perché ha scritto meglio degli altri, ma è la tematica che è andata probabilmente a toccare tutte quelle persone come noi tre, ad esempio, che la musica la amiamo a un livello magari un po' superiore del subirlo passivamente alla radio quel che passa, va a toccare quei punti dove le persone si sentono coinvolte e magari rivedono quelle situazioni, come diceva prima Meo, di entrare in un negozio di dischi alla ricerca del pezzo che hai bramato per tutta la settimana, per dire. Ok, questo non è il primo libro che hai scritto? Questo è il quarto o quinto romanzo. Quindi, ecco, gli altri romanzi sono più sul genere magari mainstream, o chiamiamolo thriller a volte, che chiaramente hanno avuto quel piccolo successo che è, ok, tolti gli amici e i parenti, ci sarà un 10%, ecco. Mentre questo libro qua, che ha sfondato diverse migliaia di copie, nasce proprio dal fatto, secondo me, da quello, che la gente fondamentalmente si vuole ritrovare in situazioni che ha vissuto. E se uno ha scritto un qualcosa, dice perché no. Bene, bene. Dopo però ci dice anche la tua carriera di musicista. È una carriera che non è mai iniziata, diciamo che è implosa su se stessa. Però sì, suonavo la chitarra, la classica band, gli amici che suonano, vai in studio di registrazione, magari registri un album che rimane anche quello fino a se stesso. Tanto divertimento, però effettivamente anche lì adesso è bello suonare magari con mio figlio che si avvicina un po' a suonare la chitarra e ci si diverte. Ecco, la carriera è iniziata e finita così. Ah, bene, bene. Allora andiamo avanti con la musica. Okay. Fuck y'all, Lupano.
In giro per il mondo, in giro per la musica, con la macchina del tempo, in compagnia di Meo. E non solo con Enzo e Alessandro Casalini, per parlare di Fedeli al vinile. Eccoci qui di nuovo. Io in questo momento sono all'interno di Amazon.it, Amazon Prime, e sono davanti alla schermata dove c'è il tuo libro, e di fianco c'è scritto Alessandro Casalini e sotto c'è una foto, ma non sei tu in questa foto. Sì, sì, sono io, quando la barba si rifiutava di crescere. Ah, ok, Alessandro Casalini giovanissimo. Sì, bello, potremmo dire bello, anche se per poco. Nei commenti vengono citati spesso dei pezzi del tuo libro e mi fa molto piacere questa cosa. Faccio fatica a leggere perché la chat scorre a palla proprio, quindi è il prezzo della popolarità. Bello. Quante copie hai autografato? Tante, dico, ho fatto quasi 40 date in Italia, da Aosta fino a Roma. Ho girato parecchio, è stato molto bello, soprattutto nei negozi di dischi, parlare anche con i negozianti e sentire un po' come va, come non va, cosa ci si inventa per tirare avanti. Adesso il vinile è tornato di gran voga, è vero, e tutto il resto, però comunque ho visto varie realtà, da chi si riferisce solo ai collezionisti, quindi dischi di prime stampe o se no roba molto rara, a chi invece ci vende di tutto, le magliette piuttosto che i gadget. Quindi è stato carino rivisitare i negozi di dischi in giro per l'Italia. Bene, bene. Sì, proprio ieri sera però mandavo un link a Daniele, che in genere quando viene una notizia un po' simpatica o curiosa che vogliamo portare in trasmissione, gli giro sempre dei WhatsApp o un messaggino. E questo dice così: coronavirus, l'appello dei negozi di dischi, non lasciateci soli, rischiamo di scomparire. Sì, e l'avevo questo... letto anch'io. E come al solito lo prendo, lo copio e lo metto in chat, così se i nostri ascoltatori hanno voglia di farsi una lettura da lacrima lo possono fare. Invece Alessandro, ormai ahimè siamo quasi in chiusura perché un'ora vola, e voglio chiederti vola fedele ai vinili 2. Come il padrino, come il padrino. Sì. Ci sarà? Non ci Vai, sarà? Vai Mario Puzo. Esatto. Coppola dietro la macchina di presa. No, in realtà ho consegnato il manoscritto per un mesetto o due fa, prima tra l'altro che scoppiasse tutto questo pasticcio, e la casa editrice pubblicherà, non si sa quando, ma speriamo presto, soprattutto presto quando tutto sarà finito questo macello, un seguito di questa storia, nel senso che senza voler spoilerare, il primo libro si chiude lasciando aperto degli spiragli, nel senso che non cade il celeberrimo asteroide che distrugge tutto, quindi ci sono degli spiragli e Tata e i Fai avevano ancora voglia di raccontare qualcosa, quindi è stato scritto un seguito che credo entro l'anno uscirà, ma vi farò sapere. Non è che per caso qualcuno ha acquistato o vuole acquistare i diritti televisivi? Per fare un film, una gran cosa. Perché io per esempio sono uno che legge poco, mi piace guardare molto più film, TV, sono un po' un ignorantone da questo lato, e quindi come quella volta Febbre 90 mi è piaciuto tantissimo. Bisogna fare un appello, registi d'Italia, esatto. Fatevi avanti, aspettiamo che finisca tutto sto casino, vedo che le cose iniziano a migliorare leggermente, quindi bene. Teniamo botta, resistiamo, stiamo in casa e ascoltiamoci un po' di musica alla grande.
Ecco che torniamo in studio. Un saluto a Patti. Ciao Patti, ben trovata qui su Radio CU. Bene, bene, siamo quasi arrivati alla fine, quindi un po' di battute e poi si va con l'ultimo pezzo. Allora, due battute. Se avete voglia di leggere degli articoli di Alessandro Casalini, lo potete fare ogni 15 giorni. Ogni 15 giorno e ogni 15 giorni, giorni cioè posso sì. Fare a parlare, all'interno del nostro sito Alessandro come blogger ci manda un articolo e sotto potete trovare appunto tutti quelli che sono gli indirizzi utili per andare a spulciare le uscite o le novità di Alessandro Casalini. Detto questo, io il libro l'ho letto, mi è piaciuto veramente tanto, non vedo l'ora che esca il 2. Sì. Come il padrino. Bene, quindi il dopo padrino. Ci sarà anche il 3, l'impero, cioè il Hi-Fi e l'altro colpiscono ancora. Ancora, sai, il ritorno dello Jedi e Hi-Fi. Esatto. A microfoni spenti, per gli abbonati appunto di CU Prime, potete trovare da prossimamente, al costo di 2 euro al mese, il fumetto, Fedeli al vinile in fumetto. No, bello, bello. Sarebbe perfetto. Ci vorrebbe uno che disegna e poi li mettiamo. Sarebbe stupendo. Vale. Bene, andiamo con l'ultimo pezzo e dopo ci troviamo ai saluti. E poi dobbiamo anche raccontare cosa succede questa settimana, che abbiamo una settimana abbastanza impegnativa con questo programma. E poi fra un po' arriveremo anche agli sgoccioli del programma, o no? Adesso no. Vediamo. No, ancora no. Bene, per tutti voi il grande Domum Romao. Avete ascoltato Around the Music, Around the World, in giro per il mondo, in giro per la musica, con la macchina del tempo, in compagnia di Meo. E in compagnia di Meo, Enci, Alessandro Casalini, che ci ha raccontato questa avventura in questo negozio
Luna Cesenatico del 2001, bellissima, bellissima storia, mi sono appassionato e infatti anch'io adesso vorrò leggerlo questo romanzo. Grazie mille Alessandro di essere, sì, stato, di essere stato qua con noi. Se vi vuole di fare un saluto. Sì, intanto io ringrazio voi due per l'ospitalità, troppo gentili, vedrò di come dire, sdebitarmi quando passate per la Riviera. Beh, tu, io ci passi per forza, tu andiamo a mangiare il pesce, via proprio da Romagnoli. Sì, Segnalo per chi interessa, io ho la pagina Alessandro Casalini Scrittore di Facebook, dove tutti i giorni pubblico un racconto, quindi se qualcuno ci vuole dare un'occhiata è lì. Grazie ancora a tutti e complimenti davvero per la vostra, per il vostro sound e il groove. Grazie mille, grazie. Io ringrazio tutti quelli che hanno scritto, siete in tantissimi, quelli che ci danno appuntamento a domani. E io vi ringrazio veramente che ci seguite sempre con tanta pazienza. Vi do appuntamento domani alle ore 18, una nuova puntata, nuove avventure, nuovi ospiti e tanta musica. Ciao a tutti, a presto. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.